Sì, ci sono appena visibile sullo sfondo nero. Appena visibile deve essere. Mettiamo così. Però poi è troppo scuro. Vabbè, dai, mettiamo così. Benissimo. Rapporto finale del veicolo spaziale commerciale Nostromo. Da parte del terzo ufficiale. Gli altri componenti dell'equipaggio. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. E il comandante Dallas. Sono morti. Carico e nave sono distrutti. Dovrei giungere alla frontiera tra 6 settimane. Se sono fortunata, la sorveglianza mi porterà in salvo. Già si avverte la tensione. Parla Ripley. Unica superstite del Nostromo. Passo e chiudo. Ci catapulto. Ripley? Sì, sono io. Sono Samuels. Lavoro per la compagnia. Si tratta di tua madre. Crediamo di averla trovata, Amanda. Un vascello commerciale, la Anesidora. Ha recuperato una scatola nera che proviene probabilmente dal Nostromo. Dove? Zeta Reticuli. Cosa dice? Non si sa. L'hanno portata alla stazione Sevastopol. Si tratta di materiale riservato e la compagnia vuole farla ritirare il prima possibile. Sevastopol fa da deposito forniture nella regione. Un porto franco gestito lo da... Lo so cos'è. Sbaglio, c'è un è tutto organizzato. C'è una nave corriera chiamata Torrens che andrà alla stazione fra 2 giorni. Ci recheremo lì, alla... Sì. Io e un altro dirigente. E tu, se vorrai. Senti, Ripley. Quando mi hanno affidato questo caso... Ho fatto le mie ricerche. So perché stai lavorando nella regione in cui è scomparsa tua madre. La cerchi ancora, vero? Mi è stato dato il via libera per offrirti un posto sulla Torrens, se vuoi venire. Forse è ciò di cui hai bisogno. Bellissimo, perché con le cuffie si sentono anche i passi molto, molto pompati. Vediamo un po'. Nuda, è nuda. No, non è nuda. Bellissimo sto terminale così. Fantastico. C'è. Non mi dico qua. Esplora la Torrens.
Cioè, è inquietante questa cosa. Vestiti, già. Lottatore di sumo. Iniettore. Prendi tutto, no? Trovare il sistema per assemblare oggetti con gli elementi raccolti. Ok. Un po' in giro. In giro. Sigarette. Rivisto. C'è qualcosa qui, vediamo. Pezzi di metallo. C'è un inventario, penso. Camere di persona, vestiti, dobbiamo andare in fondo di là, cambia piano, archivio, registro dello staff, vabbè, non c'è ancora un cazzo. Sta andando bene. Sì, poi dovrei girare alla prossima a sinistra, cioè qui. Dai, replay, dai! Sì, fammi accedere. Hackeriamo un po'. Che cazzo, non esce il DOS? Ti ho mancata per un pelo. Verlaine, stai cercando un ufficiale di navigazione? Stazione Sevastopol, Weyland Yutani, a nome che già mi ricorda qualcosa, sto Weyland Yutani, sto in qualche film, Lost in Space, no? Lane, bellino sto fatto dei terminali, però che cazzo. Qua da dove siamo entrati, allora. Tanto abbiamo sbloccato anche un obiettivo. I dettagli però sono fatti bene. Davvero bello, bestia. Ora? Qui è dove ci fa vedere la squadra. Infatti crew roster, Verlaine, Connor, Samuel, Taylor, Ripley. Lo so. Ah, fare solo questo. Vabbè. Stavo facesse fare acqua. Se non erro, ci devono essere anche puzzle ambientali. O 6 punti di registrazione per salvare manualmente i progressi. Ti avviseremo se i nemici sono vicini. Ok. Pacco di ricarica, pezzi di metallo ancora. Se mai devo trovare le istruzioni per vedere come caspita si usano questi. Quindi serve per salvare. Fantastico. Sì. Fantastico sto fatto. Ricreato alla perfezione, porco caspita. Pavimento bagnato. E ci passo. Si trova qualcosa? No. A proposito, fammi vedere qualche obiettivo. Sono 50 obiettivi, porca trota. Completa la prima missione, completa la seconda, completa la terza, completa la quarta. Beh, poi ci stanno tutti. Ah, ma è solo la doccia. Una sgocciola all'acqua. Parla con Taylor, parla con Samuels. Allora, Taylor dove stava?
Taylor 00WY 00WY, non mi viene a posto. Quindi se molto probabilmente allora blocco magico, non interessa, oggetto attrezzo bloccato, scelta punto per il taglio, no aspetta, che cosa fa, cambia piano, non mi può cambiare, non mi piace, devo arrivare per forza qui, vabbè vecchio stile, quindi non si può correre, no? Vediamo un po' in giro cosa c'è. Tutte e tutte penso che non si possano usare. Meglio non mi fa fare niente. 77, 8. Perché non mi sono segnato, però boh. Aspetta, quando devo andare, se vado di qua vai, vabbè parliamo di nuovo con 6 forse, no? Tutto bellino, ma come se Samuels. Ah, Ripley. Samuels, ti sei svegliato prima? Beh, non necessito di riposare quanto voi altri. Stavo ispezionando la struttura della Torrance. È una nave ben mantenuta. Credo sia un modello molto simile a... Nostromo. Sì, classe M. Un modello più avanzato, ma con specifiche simili. Ho svolto compiti da ingegnere su navi come questa. Certo. Taylor è sveglia? Beh, siamo colleghi, allora. Non è abituata ai lunghi viaggi. L'ipersonno potrebbe averla turbata. Non l'ho vista. Vado a vedere. In giro non trovo niente, non vedo punta. Oh, spero, vedo delle luci verdi, devo dire che c'è qualcosa da poter prendere, infatti. Fantastico, però non mi fa salire, quindi che cazzo. Ah, forse aspetta, apro. Di farlo usare se però poi non ci posso poi salire. Home sting avanzo. Vediamo che devo fare. Parla con Taylor, camere di persona, campo se no non devo parlare con Taylor per forza. Non c'è un sì, non c'è un ma. Dove sto andando? È la stessa cosa, non c'è il giro. Vedere proprio qualche collezionabile, considerando che domani sto pure Tomb Raider da fare. Non c'è niente. Ah, Taylor è una femmina. Taylor, buongiorno. Ripley, sappi che non ci vedo proprio niente di buono in questa giornata. Scusa. Che depressione. Mi sento già morta. Non so proprio come fate ad andare in ipersonno così regolarmente. Ci si abitua. Non faccio lunghi viaggi così spesso. Molti dirigenti legali non arrivano più in là del distributore di caffè. Sono sorpresa che la Weyland Yutani abbia scelto di mandarti qui. La perdita del Nostromo e del suo carico è costata molto alla compagnia. È importante che scopriamo cos'è successo. Se chiudo il caso con un rapporto conclusivo sull'incidente, i miei superiori ne saranno felici.
Mi dispiace, sono stata indiscreta. Ho realizzato ora che tua madre è sparita da 15 anni e tu... Non fa niente, otterremo entrambe ciò che vogliamo, no? Ah. Oh, hai visto Samuels? Sarà sveglio da ora, immagino. Parla con te, non l'abbiamo completato, quindi... Mo... Pare che ci siamo. E te non avevo chiesto se potrei metterci un po' essere le fare degli incidenti, cioè se prima non mi arrivo alla compagnia, perciò conosco pochi dettagli. Sì, c'è l'obiettivo di trovare 100 messaggi d'archivio. È complicato trovarli tutti, poi ci proviamo. Spero abbiate fatto un buon viaggio. La Torrens è in ottimo stato per essere di classe M, capitano. Era un relitto quando l'ho comprata. Ci sono voluti anni e molto lavoro per sistemarla, ma ora ci sta ripagando bene. Ho sentito che ci stiamo avvicinando alla stazione Sevastopol. Stiamo attraccando? So che il tuo contatto è l'ufficiale Waits, giusto? Contatterò Sevastopol e organizzerò l'attracco con lui. Bene, diamoci da fare. Non preoccuparti, Taylor. È routine. Andiamo e torniamo. Connor, come andiamo? ISMG caricato e calibrato. Vettore di avvicinamento individuato. Prepara le comunicazioni, mi presento. Canale aperto, capitano. Avete i vostri documenti con le istruzioni? Osservate l'avvicinamento sui monitor. Riusciamo a vederla? Passala sui monitor. La stazione Sevastopol. Ci sono dei danni? Sì, sembra di sì. Prendi il 74, stringi. Il bacino di carenaggio sembra distrutto. Non posso portarci la Torrens. Qui è il vascello commerciale Torrens, da Sinclair, matricola MSV 7760. Dobbiamo parlare con il controllo traffico aereo. Sono Diane Verlaine, capitano della Torrens. Abbiamo tre passeggeri sotto contratto della Weyland Yutani a bordo. Ci risulta che siete in possesso della scatola nera del Nostromo. Chiediamo il permesso immediato di trasferire i passeggeri sulla stazione. Passo. Pronto, Marshall? Marshall, qui è la Torrens, puoi ripetere? Le comunicazioni della stazione sono disturbate, quindi ho inserito una radio nella tuta di Samuels. La Torrens può rimanere in posizione per 24 ore. Ti daremo notizie prima di allora. In bocca al lupo. State pronti. Il mio contratto non prevede passeggiate nello spazio. È l'unica opzione. E sarai al sicuro se farai come ti dico. Depressurizzazione. Oh, merda. Resta dietro di me, Taylor. Anche tu, Samuels. Certo. Visivamente è fatto bene, vero? Che cazzo è successo qui? Oddio,
Phoebe. Stai andando bene, te... Forse iniziamo ad avere un po' di azione. Sono di pezzi di metallo. Cielo. Adesso dico bello intreso. Allora, non so, niente.
spazio, ma non ti faccio vedere, no. Andiamo a no. Quella danneggiata non c'è. Che fanno accendere in queste aree se però non c'è niente da fare. Sono collezionabili da qui. Mi servirà. Penso proprio di sì. Tieni premuto per aprire la sezione. Io già. Interessante. Ah, penso che col razzo non mi faceva passare. Dopo che sono passato a sinistra. Penso di aver fatto bene. Terminale un po' vecchiotto per la persona nel 2122. Di domanda è invece come stavo qua, quale c'è l'accesso di questo, lo troviamo qui, no, fantastico. Usa questi terminali per aggiornare la mappa con aree inesplose per aprire la mappa. Aggiorna la mappa. Ok. Aria passeggeri partendo. Questa è la scuola da cui siamo venuti. Oh, ma è scomparsa la mappa. Dovrebbero accendere le luci, penso. Salvo, non lo so, non lo so. Scegliamo il terminale. Vediamo che ci sta.
Langley, sto cercando le scorte, le ho spostate. Zero 340, quindi è il codice che ci serviva per noi. Zero 340. No, non volevo uscire, porco puttana. Avvisa, Dio, avvisa qua se non la metto, ce lo so. No, quindi ci sono androidi Z che sono ancora attivi. Tornate subito qui. Abbiamo una traccia da qualche parte nella sala macchine. Isolate il terminal, togliete la corrente e non dimenticate i vostri rapporti. Voglio che siano esaustivi. I nostri documenti dovranno essere ineccepibili quando questa merda sarà finita. Wait, passo e chiudo. Quindi 0340 è il codice. Premi per selezionare l'oggetto che vuoi costruire. Niente, lo sai che te ne accorto, a me importa una cosa. No, quindi lo posso costruire. Sto capendo, allora colla devo mettere, iniettore. E bisogna fare così, quindi tengo premuto, seleziono, costruisco. Se lo voglio usare col quadrato, non male. Ma qui non funziona niente. Trovo un modo per ripristinare la corrente della porta. Ecco, devo pure aspettare forse per usarlo. Si, fammi scendere qui. Devo trovare un modo per ripristinare la corrente. Cazzo. L'ho detto che stavo nell'aria. Che mi sono perso.
molto probabilmente devo andare di là, ora mi fa passare. Mi fa passare. Non credo. Ah sì, mi fa passare. Vedo se è passato. Passato di qua. Vai di qua. Ed è bloccato. Ma non ho capito perché non mi fa, non mi faceva passare di là, così devo andare per forza di là. Ecco, non mi fa andare. Allora qua è dove sono andato prima. Ma devo andare per forza di qua. Questa è la scala dove sono andato prima. Ah ecco, aspettavo qua il passaggio e non l'ho visto. Lo so, non sta qua. Non è che mi fa salire però. Non ci sto capendo un cazzo. Troviamo un modo per ripristinare la corrente. Qua non posso andare, poco ma sicuro. Ora sono uscito qua, ma non mi fa andare. Ah ecco. Allora la stessa cosa la devo fare là. Era qualche pulsante per passare, perché qua è dove già sono andato. Ma no, no, già ci sono andato. Vedi. Penso che sia un altro passaggio lungo. Perché se mi ha fatto abbassare la rampa qui, ci sarà qualcosa anche di qua. Però non credo che voglio sorpassare. Sarà quest'altro lato. Se no non ha senso. Lo sto bloccato qua. Vedete, c'è un interruttore. Ma non vedo nessun interruttore a quelli proprio là. Allora, ragioniamo. Interruttore qua non ce ne stanno. Qua ci sta il coso del... Sei sicuro che qua è dove sono andato prima? Sì, perché sono passato di qua. Sono arrivato qua. Qua non ci sta niente, che già ho visto.
senza nessun interruttore. Cioè, non capiamo. Aspetta, questo è cosa vuol fare, non posso andare. Ma non mi fa andare, no? Porca puttana, sto bloccato, non ho capito. Allora, ragioniamo, bisogna andare di qua. Pure se passo qua sotto non cambia niente, se passo di qua. Qui, qui ho aperto la rampa, perché mi fa aprire la rampa? Se già ci sono passato prima non ha senso. Mi aprire la rampa, se io già sono passato prima di qua, perché mi fa scendere e vado di qua poi. Quindi dico, non penso che mi fa andare solo perché stanno quei due cose da vigliare. Cioè, mi fa andare in questa zona solo per prendere sti cosi. Dobbiamo tornare sopra allora. Non c'è altro, non c'è altra spiegazione. Ma sto di nuovo qua, non ha senso. Porca puttana, sono da 10 minuti. Questo era il generatore che non andava. A me di una cosa. Questo qua già l'abbiamo fatto. Questo qua già l'abbiamo fatto. Da qualche parte nella sala macchine. Sala macchine. Sala macchine dove sto? Era qui sta cosa, ma... mi fa andare perché le scale stanno là, posso tutto bloccato. Chiusura d'aria d'emergenza. Trovo un modo per ripristinare la corrente della porta. Dove caspita devo andare? Porca zuzza. Ma perché mi fa scendere qua? Scusa se non c'è niente. Quello è questo il corso. Come faccio a ripristinare Sauron? Non ci sto un cazzo. Non nemmeno. Dio santos. Beh, se sta qualcuno in linea che mi può. Cioè, non mi aiuto. Sto abbastanza incrippando in questo momento. Questa è il coso della configurazione. Certo. Trovo un modo per trovare. Questa minchia devo andare. Aspetta cazzo, adesso c'è un razzo. Forse posso vedere qualcosa. Una cosa. Aspetta
Ma non si può cambiare l'opacità di sta cazzo di chat. Chat, condivide controllo. No. Allora, noi stavamo qua. Dove cazzo devo andare? Non ha senso. Non ha senso, cazzo, perché non mi fa andare? Trovo un modo. Aspetta. Io se vado di qua devo farmi tutto il giro dopo. Due stanno a fare. Raggio non so se duro a parecchio. Allora, se vado di qua però poi arrivo al punto che non posso. Aspetta, non devo passare là. Non ha minimamente senso. Sono venuto da là. Cioè, io devo andare per forza di qua. E poi sopra non ci stava niente. Incredibile. Sono un completo deficiente in questo momento. Ma non ha senso, cazzo. Sì, vai, è finito anche il razzo. Mi fa aprire la rampa qua, non ha senso, scusa, io me ne sono fatto il giro di là, non ha senso che io ti apro la rampa, perché mi fai aprire la rampa? Se mi sono fatto il giro di qua, perché me la fai aprire qua? Me la fai aprire perché io poi vado qua. Sono andato qua e non c'è un cazzo. Come no? Ho preso la colla. Qua però non posso andare da nessuna parte, almeno che non ci sono ancora qua su. Vabbè, devo riuscire a capire che aspita del bando. Qua già ci sono stato. Non mi serve un caspita sto. Allora, io la corrente è come non la posso attivare. Qua non ci sta niente per attivare la corrente. È chiuso. Ed è una voce.
mi serve il razzo e fa spesa l'ho consumato. Perché qua non ci stanno correndo. Dove devo andare? Dove devo andare? Quello già l'ho preso. Dai. Che cazzo, ho perso 3-1 perché dovevo premere. Straminchi. Ma quella fottutissima troia. Cioè, dovevo premere solo semplicemente e stavo da 3 ore. Ma vattene a fanculo, va. Devo premere semplicemente la sul coso. Ho perso 13 minuti e devo premere solo un fottutissimo tasto. Beh, che dare, vai. Non ci sta correndo, non ci sta. Torciaglioni. No, non la posso uscire, no. I tavoli di aerote. Porca puttana. 3 ore.
Devo andare da qua. No, andiamo così. Così va. C'è. È stato qualcuno, mi spiace. Non mi sbaglio, è passato qualcuno. Jones, aggiornamento. Dopo diverse richieste, l'ufficiale Waits ha finalmente convocato una riunione pubblica per parlare delle voci di corridoio riguardo Sevastopol. Tuttavia, invece di fornirci delle risposte, ha continuato a essere evasivo e dopo appena qualche minuto lui e il suo team sono stati bersagliati da oggetti lanciati dalla folla furiosa. È partito un colpo di arma da fuoco, si è scatenato il panico e ora Waits e ciò che resta dei suoi uomini ci stanno cacciando dal terminal. Siamo soli ora. Aspetta, voglio prima salvare. Io prima ho visto qualcosa, non so se... Bella lì, no, no. C'è del tunnel. Non so, non so perché ti vengono. Se la pulla, pulla è l'intelligenza artificiale centrale che monitora e guida tutti gli Android Z della sexo. La pulla. Deve essere un'idea per il progetto di intelligenza artificiale. Devo fare. La pulla. Apriamo qua, vediamo dove cazzo andiamo. Senti questi rumori. Ah, aspetta, c'è il razzo, mi sembra. Questo dannato posto di pezzi. Qualcosa. E prima infatti ho visto qualcosa, però non sono riuscito a capire che cosa.
qualcun altro. Ci sono i boss. Vediamo che inizia a sentire il piede di porco. Andrò un piede di porco. Piede di porco per scassinare lì. Dove cazzo sono? Devo andare in un'altra zona. Sarebbe logico se stesse qualche parte qui. Vede di porco. Questo è una lattina. Ah, qua forse ti fa fabbricare le cose. Non lo so. Dove è l'ipotesi? Giuro, non so qua. La fish parla se stesso vuoto. Che cazzo? Sono Turner, ho trovato l'ultimo punto di giunzione, mi ci è voluto un po', è staccato ora, devo solo fissare la spranga di sicurezza. Raggiungimi quando hai fatto anche tu, poi potremo andarcene da questo inferno. Speriamo, così adesso quasi mi affassiti, certo. Io no, più avanti deve esserci riuscita. Sbrigati e basta, va bene? Sarebbe il piede di porco pure qua, speriamo se sta sopra. Sono Turner, ho dovuto di nuovo occuparmi di quello stronzo ubriacone. Stavolta ha quasi distrutto il portello con un piede di porco. Avrà immaginato di essere al sicuro qui e di chiudersi dentro. Fanculo. Abbiamo già troppi pensieri per poterci occupare di un alcolizzato. E comunque l'ho rinchiuso nella sala delle prove. Quel coglione smaltirà la sbronza lì. Quindi devo andare nella sala delle prove e trovare il piede di porco.
sala, sala pronto, cazzo sto. Aspettiamo un po'. Questa sala però di là, non ho visto non c'è sto piede porco. Che mi fa entrare qua dentro cosa non c'è ancora. Dove l'ho detto la stanza delle prove, no, dell'interrogatorio, dove interrogano. Alle autorità più in alto, ok? Mi chiamo Zachary Watson. Si scrive Watson. Capito? Credo che serva più a me che a te. Questo è il mio reclamo. Info tutti ufficiali. Ecco il mio reclamo. Mi hanno chiuso qui dentro. Quei figli di puttana mi hanno chiuso dentro. Stronzi! È tutto un casino. Vi ho chiesto aiuto. Questa cosa funziona. Fottiti! Volevo solo aiuto. Hanno messo le spranghe sulle porte, sai, come per tenere qualcosa lontano. Stavo solo provando ad aprire. Spranghe. Alle porte, capito? Tutto chiuso. Quindi sanno che sta succedendo. Giusto? Devono saperlo. Che problema c'è se mi faccio due drink? Fanculo. Voglio solo calmarmi. Dovrebbero proteggerci. È il loro lavoro. Ma nessuno sa niente. Nessuno sa niente, cazzo! C'è qualcosa sulla stazione con noi e nessuno sa cos'è. Perché gli ufficiali non ce lo dicono? No, mi hanno solo chiuso qua dentro. Voglio fare un reclamo. Ha già detto, vero? Una cazzo di paura. Cazzo! Cazzo, sto... Fa freddissimo. Non è venuto nessuno. Mi sta congelando qui. Guarda. Questa cosa nemmeno funziona. Aspetta, allora fammi vedere se posso fare un altro bit. Vettore. Tutto interrogato Heist. Ho detto bene, vero? Heist. Ascolta, se non riesci a dirmi nemmeno come ti chiami, resteremo qui un bel po'. Voglio solo sapere del tuo capo. Ti ha messo tutti nei guai. Qualcuno dovrà risponderne.
e farò davvero in modo che qualcuno ne risponda. No? Fai il duro, eh? Turner, spegni il registratore. Magari il nostro amico è solo timido. Solo per questo non si doveva sbloccare. Stai ferma. Mi chiamo Ripley. Da dove arrivi? Ripley? Da fuori, da una nave. Non ci sono navi. Ora sì. Beh, buone notizie, perché qui non ce la passiamo bene. C'è stata un'esplosione! Ha fatto tremare tutto! Lo so! Malocchezza! Quello è l'ultimo dei nostri problemi! Ah sì? Sì. C'è qualcosa su questa stazione. Non ci crederesti mai. Di che parli? Un assassino! Capisci? Ok! Ok. Come ti chiami? Axel. Stavo salendo a bordo con due colleghi. In Eva. L'esplosione ci ha separati. Mi aiuti a trovarli? Perché? Perché sembri conoscere il posto. Sì, ma perché? Che ci guadagno? Un posto sulla nave. E perché dovrei fidarmi di te? Devo trovare l'area comunicazioni. Devo contattare la mia nave. Oggi sei fortunata. Andiamo, tesoro. La Sixon Communications è nella torre Sistek. Non è vicino, ma con una navetta possiamo raggiungerla attraverso l'area di carico. Ma stai attenta. In quel posto ci sono spesso guai, ok? Forza, non voglio restare qui a lungo. Eri tu che mi seguivi allora. Dovevo tenermi a distanza. Qui non si può rischiare. Resta vicina a me. Cosa? Ehi, non muoverti! Oh, ok, ok.
Non vogliamo problemi. Chi siete voi? Io Babbo Natale e lei è un elfo. Sono solo un paio di stronzi. Non c'è tempo da perdere, andiamo già. Dobbiamo arrivare all'area comunicazioni, potete aiutarci? Non ci serve il loro aiuto. Non dirgli niente. Senti, ho fatto funzionare l'ascensore. Jana, andiamo, ok? Mi dispiace. Buona fortuna. Che cosa voleva dire? Perché sei stato così aggressivo? Sono tutti terrorizzati. Ognuno pensa a sé. È più sicuro così. Spero che la tua nave esista davvero. Aspetta, chiamo l'ascensore. Lasciami fare, questo posto è vecchio, serve un tocco speciale. Beh, che stai aspettando? Premi il pulsante. Sarebbe carino se tu mi dicessi che diavolo sta succedendo. Adesso! Senti, tesoro. Quando saliamo sulla tua nave, ci rilassiamo e chiacchieriamo quanto ti pare davanti a un caffè. Già, sulla mia nave. Devo sapere che sta succedendo. E subito, cazzo! Bene. Come ho detto, c'è un assassino. Un assassino? Che vorrebbe dire? Non l'ho visto, ma è qui. Ci sta eliminando uno per volta. Che stai dicendo? Uno psicopatico? Una persona? No! Qualcos'altro! Un mostro! Cazzo! Dobbiamo muoverci! Di qua! Sta giù! Ma che stronzate! Dovremmo cercare una via d'uscita! Sei fuori di testa! Non ci sono vie d'uscita! Almeno qui saremo al sicuro! Per quanto tempo? E se vengono a cercarci? Gli piantiamo una pallottola in testa! E ora smettila, mi stai innervosendo! La stazione sembra un cimitero, eh? Problemi! Dovremmo aggirarli! Seguimi! Concludiamo la prossima volta. Dai, iniziamo pure Tomb Raider. Oppure finiamo prima questo e poi Tomb Raider. E poi vediamo. Vedo, no?